Mama, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Emozionare. Analizzare. Utilizzare. A che cosa mi stavo riferendo? Beh, ormai lui l'ha svelato, quindi lo sapete. Stavo parlando di cipolle, che ci facciano emozionare, lo sappiamo tutti il perché, che si possano utilizzare, anche questo lo sappiamo tutti, per il soffritto nel sugo. Ma siamo ad un concorso di scienza, quindi cosa c'entrerà? Bene, quello che stiamo studiando noi nel nostro laboratorio è cercare di prolungare quel benessere al palato che ci dà la cipolla quando la mangiamo in un benessere che è un benessere del fisico. La recente ricerca scientifica ha infatti dimostrato che la cipolla è ricca di sostanze antiossidanti. Ma non solo, noi stiamo cercando di dimostrare che non solo la parte interna, quella che usiamo per il soffritto, è ricca di sostanze antiossidanti, ma anche quelle pelli esterne che buttiamo nel cesto dell'organico. Ebbene, ma che cosa sono queste sostanze antiossidanti, vi chiederete? Allora, noi siamo stressati, e questo è risaputo. Ma per combattere questo stress, noi possiamo iscriverci ad un corso di yoga. Le nostre cellule questo ovviamente non lo possono fare. Quindi dobbiamo noi fornire loro degli alleati. E questi alleati sono proprio gli antiossidanti. Le cellule, infatti, vengono combattute continuamente da delle sostanze che si chiamano ROS, specie radicaliche dell'ossigeno, i famosi radicali liberi, ne avete sentito parlare, che le stressano, le affaticano, le rendono deboli, le fanno invecchiare. Bene, gli antiossidanti, per esempio i flavonoidi, si nascondono dietro le nostre cellule e quando arriva un ROS urlano: no, non prendere lei, ancora una vita davanti, prendi me. Insomma, si sacrificano per le nostre cellule, così le nostre cellule rimangono belle, giovani, ai tanti e capaci di combattere gli agenti patogeni. Ovviamente sapete che noi siamo composti da cellule, quindi se le nostre cellule si ammalano più difficilmente, ci ammaliamo difficilmente anche noi. Ecco perché la cipolla sembra essere uno degli alimenti più importanti nell'utilizzo per la prevenzione di molte patologie. Grazie.